In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Gesù ci inserisce nel cuore pulsante del cristianesimo. Sentite le parole che fanno da sfondo al brano: pane, mangiare, bere, sangue, carne, cibo, bevanda, vita. Ditemi voi dove ci troviamo. Che tipo di spiritualità vi pare questa? Non sono parole astratte, non sono concetti, non sono filosofie, non sono astrazioni. Non sono parole da New Age, non ci sono parole come energia, spirito, benessere. Queste di Gesù sono le parole della materia, della carne, dell'umanità, sono le parole della vita di tutti i giorni. Se questo brano è il centro della spiritualità cristiana, non possiamo certo dire che la nostra spiritualità non sia spiritualità incarnata. Ha a che fare con il corpo, con le membra, con la sessualità, con la vita.